Radio ISAF presenta Tribuna Elettorale. Amici di Radio ISAF all'ascolto, ma anche in video, buonasera da parte mia Lorenzo. Come al solito il lunedì è Tribuna Elettorale dalle 20 alle 21. Questa sera è un altro appuntamento importante perché parliamo delle elezioni comunali di Pescara. Abbiamo quattro candidati consiglieri. Allora voglio subito presentarvi, abbiamo fatto il sorteggio anche nel fuori onda alle 19.45, quindi la scaletta è stata decisa dal destino, e voglio presentarvi subito Salvatore Di Pino, candidato con Fratelli d'Italia, quindi Giorgia Meloni, Masci sindaco. Salvatore Di Pino è presidente della Commissione Finanze del Comune di Pescara, ma anche delegato alle politiche europee. Esattamente. Salvatore Di Pino, perché ti ricandidi? Partiamo da qui. Allora, mi ricandido perché per completare il lavoro che ho svolto in questi 5 anni insieme alla mia amministrazione, al mio sindaco. Tantissime cose sono state fatte, ma devono essere portate a compimento, soprattutto nel processo di diffusione dei 3 comuni di Pescara, Montesivano e Spoltore. Questa consigliatura porterà la città di Pescara a trasformarsi nel nuovo comune di Pescara, e quindi è importante che tutte le iniziative nate sotto la nostra amministrazione vengano completate nei prossimi anni. Allora, qui sono stati ospiti Masci, Costantini, Pettinari. Non abbiamo avuto Fusilli perché poi la candidatura è stata delle ultime ore. Non avevamo una serata disponibile perché il 9 maggio c'era la par condicio. Temi su cui battere e quindi magari anche difendersi. Parliamo di 3 o 4 cose e poi dici tu di cosa. Ferro di Cavallo, Viale Marconi, il Palazzo della Regione, come gestire il traffico a Pescara. Qual è la tua soluzione e la vostra soluzione, perché siete insieme? Allora, innanzitutto credo che un'amministrazione uscente, quindi degli amministratori uscenti, debbano anche dire cosa hanno fatto nei 5 anni, e sicuramente noi possiamo dire tante cose. Il Ferro di Cavallo che hai appena citato è un risultato storico importante. Era un centro, diciamo, dove purtroppo la legge non, in qualche modo, non vigeva, animato da criminalità, insomma, dove anche addirittura la polizia doveva entrare con molta attenzione. Siamo riusciti a spazzare via questa realtà che purtroppo ci aveva fatto diventare famosi come città a livello nazionale in negativo. Era una promessa elettorale del sindaco Masci e di tutta la coalizione, e l'abbiamo mantenuta. Citava Via Marconi è un progetto che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione di centrosinistra. Non era possibile bloccare le procedure nel momento in cui siamo entrati in carica, e abbiamo dovuto portarlo avanti nel modo migliore possibile e soprattutto aspettare il momento giusto per poter fare delle modifiche a quella progettualità, che è collegata alla nuova strada di Via Benedetto Croce, allo sbocco di Via Benedetto Croce, sempre realizzata da questa amministrazione, che collega quella via di fatto alla Piazza della Marina. E quindi abbiamo potuto, con quei lavori, ripeto, storici, che forse i cittadini di Pescara aspettavano da 60 anni, far tornare Viale Marconi a una viabilità e a una conformazione adeguata, e insomma che va incontro alle esigenze dei cittadini, rimettendo anche il lato monte, i parcheggi che erano stati purtroppo torti a causa del progetto originario. Ma potrei continuare, ad esempio, parlando del waterfront fluviale, dell'investimento da oltre 4 milioni di euro che rivoluzionerà in positivo la parte del fiume, diciamo, portuale, che entra verso il centro storico della città, che comunque in qualche modo tornerà a vivere, ma vivrà forse per la prima volta in alcune aree che potranno anche essere utilizzate da un punto di vista turistico, perché ci sarà una bella passeggiata e con una terrazza all'altezza di quella che oggi è ancora la diga foranea, con un allungamento
del canale del porto, che consentirà, diciamo, dovrebbe eliminare il problema dell'insabbiamento e del dragaggio che purtroppo ha caratterizzato tante volte la nostra, il nostro fiume, e quindi anche andando a portare effetti negativi sulla, sulla, sul commercio e sul turismo della città. Questo waterfront è collegato naturalmente anche alla riqualificazione del museo delle genti di mare, dove stiamo facendo un intervento molto importante. Voglio anche sottolineare che tutti questi investimenti di cui sto parlando sono stati realizzati attraverso con fondi della comunità europea, e quindi Next Generation EU, che in Italia si declina PNRR. Lo dico con orgoglio da delegato alle politiche europee, perché il mio ufficio ha coordinato queste attività e siamo riusciti in questo momento, a terra ci sono 120 milioni di investimento che non hanno inciso sulle casse dei cittadini neanche per un euro, sono tutti fondi finanziamenti a fondo perduto, e siamo stati, credo, molto, molto bravi, abbiamo lavorato molto per poterli intercettare e capire quali erano le problematiche della città e andare a indirizzarle nelle direzioni giuste. Stiamo rifacendo, riqualificando anche via Andrea Doria, stiamo riqualificando Corso Umberto, Piazza Sacro Cuore, insomma abbiamo riqualificato Fontanelle e il quartiere di Villa del Fuoco, insomma, e potrei continuare. Davvero credo che, insomma, stiamo facendo un lavoro importante per migliorare la vita dei cittadini. Di Pino, eletto il 10 giugno, i primi tre obiettivi che si prefigge? Questa è l'ultima domanda per chiudere, perché ne siete quattro questa sera. Allora, posso dire con orgoglio da Presidente della Commissione Finanze che intanto noi abbiamo portato il Comune, lo porteremo al 31/12/2024 fuori dal predissesto. Noi abbiamo preso un Comune che era in predissesto e abbiamo portato a compimento il piano di riequilibrio finanziario. Dal 1 gennaio 2025 noi potremo nuovamente accendere mutui, fare assunzioni e magari abbassare il livello di tassazione ai cittadini. Quindi questa è sicuramente la prima cosa che io vorrò proporre alla mia maggioranza. Dopodiché, da delegato alle politiche europee, sono stato anche fautore dell'implementazione del nuovo ufficio Europa Area Metropolitana, situato dentro l'Aurum di Pescara. Un ufficio Europa aperto con uno sportello aperto al pubblico tutti i giorni e tutta la giornata, dove diciamo, i soggetti, i cittadini possono rivolgersi per avere informazioni e assistenza su quelle che sono le opportunità che l'Europa mette in campo. Ecco, io vorrei che questo progetto UEAM andasse a compimento e oltre ai fondi a gestione diretta della Commissione riuscisse anche a essere un valido punto di riferimento per quelli che sono i fondi a gestione indiretta, quindi con enti intermedi quali la Regione e lo Stato e i Ministeri. Questa è un'altra cosa a cui sicuramente tengo e vorrei anche mettere tutto il mio impegno in quello che è il settore del turismo, perché noi abbiamo delle come città e come area delle bellezze incredibili, una grande vivacità, dobbiamo puntare molto sugli eventi e sull'informazione turistica, quindi andando a migliorare quelle che sono le nostre strutture informative e mettere in rete, insomma, le informazioni riguardo all'eventistica, che noi comunque facciamo a un grandissimo livello. Voglio ricordare, insomma, anche il Festival d'Annunziano, che insomma ormai è diventato un festival di livello nazionale se non internazionale. Voglio ricordare i tanti ospiti diciamo del mondo musicale che abbiamo con le quali abbiamo organizzato eventi importantissimi al centro di Pescara, in particolare a Piazza Salotto. Voglio ricordare il grande lavoro fatto dall'ente manifestazioni pescaresi come volano turistico e culturale della città. Ecco, questo è un settore che noi dobbiamo sfruttare ancora meglio per far diventare Pescara ancora di più una città turistica. Qui sarà anche tutto il mio impegno. Perfetto. Ultimissima, Masci vince il primo turno? Assolutamente sì.
Assolutamente sì, benissimo. Grazie a Salvatore Di Pino per essere stato con noi. In bocca al lupo per queste elezioni. Viva il lupo, grazie a voi, grazie ai radioascoltatori e telespettatori. Radio ISAV. Radio ISAV. Ringraziamo Salvatore Di Pino che abbiamo appena avuto ospite. Qui do la buona serata invece all'avvocato Dario Gileno. Buonasera a tutti. Dottor Gileno, avvocato Gileno. Avvocato. Allora, mi avevi detto nel fuori onda di dover toccare temi diversi dai soliti. Ecco, questa è la cosa che ci piace di più forse su Radio ISAV. Giustamente prima abbiamo parlato di tante cose, Ferro di Cavallo, Viale Marconi, i temi più sulla bocca di tutti. Sì. L'avvocato Gileno di che cosa vuole parlare? Dunque, il nostro programma è molto vasto, chiaramente, e tocca tutti i temi della città. Però devo dire che ci sono dei temi che vedo evitare quasi accuratamente, e invece io voglio affrontarli. Un tema è quello del rilancio della cultura. La cultura non è leggere un libro o andare ad una mostra, anche, probabilmente anche. La cultura è promuovere la cultura, cioè è fare in modo che il gap culturale venga meno. E come si fa questo? Promuovendola. Ma la cultura non è soltanto qualcosa che fa bene al proprio spirito. La cultura è per la nostra città anche una grossa risorsa economica, è un volano. Ci sono città sparse in Europa dove il turismo culturale è diventato centrale, e con esso chiaramente si è sviluppato tutto un commercio, una economia che noi potremmo favorire. E abbiamo una città bella, una città che è posta in un luogo che è centrale, perché comunque noi siamo sulla via, diciamo, di collegamento fra il nord e il sud della Riviera. Siamo a pochissime centinaia di chilometri da Roma. Insomma, noi potremmo essere veramente la capitale dell'Adriatico. Ecco, e questo però si può fare. Come si può quindi attrarre? Ecco. Come si può attrarre? Si attrae il turismo non solo facendo chiaramente dei grandi assembramenti o dei grandi concerti, ma anche con le piccole iniziative, perché c'è un'iniziativa per il jazz, un'iniziativa per la danza, un'iniziativa per la prosa, un'iniziativa, cioè l'arte è molto vasta e la richiesta anche è molto ampia. Quindi io credo che un primo modo per rilanciare il nostro turismo sarebbe quello di rilanciare in primis il concetto di cultura. Questo non significa che non si debba valorizzare l'enogastronomia, non si debba valorizzare anche il tempo libero puro e semplice, ma la cultura attrae un pubblico adulto, un pubblico consapevole e quindi anche un pubblico che ha una capacità di spesa maggiore. Quindi uno dei punti fermi del nostro programma è quello del rilancio della cultura a 360 gradi come volano per l'economia cittadina. Avvocato Gileno, ricordiamolo, lei è per Carlo Costantini, sì. Sindaco. Le volevo chiedere, a proposito di cultura, quali sono le soluzioni, le proposte che voi portate e soprattutto che cosa non ha fatto la Giunta Masci per la cultura in questa città? La Giunta Masci ha fatto quasi nulla per la cultura. Diciamo che la cultura non è certamente il Festival d'Annunziano, quello è un frammento della cultura, è un modo di fare cultura, certo è una cultura
molto schierata, direi. La cultura è un po' di tutti, quindi si devono favorire le idee di tutti e quindi deve essere poliedrica per definizione la cultura. Ma dico questo per dire che si potrebbero organizzare moltissimi piccoli eventi invece che uno grande una volta e poi basta e poi c'è il vuoto a Pescara, e invece movimentarla con una miriade di piccoli eventi che porterebbero tra l'altro anche un altro beneficio, quale quello della sorvegliabilità, perché parliamo spesso di sicurezza, ma la sicurezza discende anche dal presidio del territorio, e il territorio non può essere presidiato solo dai carabinieri e dalla polizia, deve essere presidiato da noi, cioè dobbiamo essere presenti. Se ci sono delle attività antropiche sane, automaticamente la criminalità indietreggia. E infatti quando mi parlano di ferro di cavallo, io dico che per combattere la criminalità non basta demolire un manufatto, ma occorre che in quella zona si promuova un fattore di inclusione sociale, si promuova una forma di ripresa di quella che è la integrazione dei vari strati della società. Sappiamo benissimo che il ferro di cavallo è in una zona che per molti anni, anzi noi non ricordiamo un tempo in cui era diversa, quindi forse è nata proprio così. Il ferro di cavallo è un posto dove sono stati emarginate persone, questa è la verità. Quindi dove c'è emarginazione c'è per forza di cose il reato, c'è per forza di cose il crimine. Quindi l'inclusione è la parola d'ordine della nostra campagna elettorale insieme a sostenibilità. Inclusione e sostenibilità come fattore di crescita sociale, quindi di perequazione sociale, e dall'altra come leva economica, perché chi non vede la leva economica di questo è cieco. Eh sì, avvocato Gineto, però a tratti mi sembrava di ripetere un po' lo stesso programma di Domenico Pettinari, tanti piccoli eventi, magari la criminalità sul ferro di cavallo che non va azzerata con l'abbattimento del ferro di cavallo stesso. E poi tanti qua mi hanno detto vabbè, noi non ci alleiamo, noi Costantini da parte di Pettinari parlo, quindi dalla sua parte, certo, non c'entriamo nulla, però alla fine qua sentendo le proposte siete molto simili, o sbaglio? Ma allora, se si parla di buonsenso, il buonsenso è di tutti, anzi guai se non fosse così. Quindi parlare di cose di buonsenso, io spero che tutti noi, centrodestra, centrosinistra o altri, tutti ne parlino in questi termini, perché diversamente sarebbe veramente difficile ipotizzare che, per dire, la criminalità non deve essere contrastata o altre cose. Quindi sono degli argomenti, voglio dire, sono come dire tautologici. Però dov'è che facciamo la differenza? Quindi non nel nostro nel proposito, perché quello è diciamo credo sia diciamo comune, ma è nella modalità ovviamente di giungere a quella. E in questo caso, come ho detto prima, l'abbattimento di strutture e la ricollocazione in altri luoghi non ha di fatto diciamo interrotto quello che era che era tutta quella attività criminale. Quindi voglio dire, l'inclusione sta proprio nel creare delle periferie anche a livello urbanistico che siano tali da essere un po' un continuum con il centro, cioè non si può creare un paese
bello, una città bella con una periferia, quelle sono le favelas, non, quindi noi non abbiamo quell'idea di città, quindi l'inclusione è anche un fattore architettonico, quindi quando parlo di inclusione io ne parlo a livello culturale, a livello architettonico, e ma l'inclusione è chiaro che vuole una metodologia molto accurata. Bene, l'ultimo minuto per chiederle, insomma, qual è il suo primo obiettivo, a parte l'inclusione, ne ha parlato bene, l'abbiamo capita, certo. E quant'altro. Che cosa vuole fare l'avvocato Dario Gileno per Pescara, oltre ai discorsi che già ci siamo detti? Allora, io sono un convinto animalista, ma non per questo... quindi non calco, voglio dire, degli schemi triti e ritriti, insomma, lo dico convintamente, cioè amo gli animali ed ho un'esperienza personale con gli animali, no? Quindi uno dei miei primi atti dovrebbe essere quello della riapertura di un canile a Pescara, perché io credo che gli animali, parlo di quelli di affezione, quindi gli animali da, diciamo, cane, gatto, anzi parliamo del cane che è classicamente, diciamo, l'amico dell'uomo, no? Troppo spesso da questa amministrazione sono stati dimenticati, ma i cani, mi perdonerai se calco su questo tema, ma lo sento particolarmente, i cani sono un fattore anch'essi di miglioramento della vita, della qualità della vita di una persona. Noi immaginiamo un'anziana signora e il suo cagnolino, quindi ci vuole rispetto anche per gli animali, e quindi ancora una volta uso il termine inclusione, inteso come armonia fra le parti, armonia fra i vari fattori, armonia anche con i nostri amici pelosi, perché loro hanno un ruolo speciale nella nostra vita. Benissimo, avvocato Dario Gileno, in bocca al lupo, grazie per essere stato su Radio Isab. Grazie, e ci vediamo a voi dopo il 9. E vi ringrazio per l'invito, perché amo la radio, quindi sono venuto con molto piacere. Grazie ancora, tra pochissimo Davide Traini per pettinare il sindaco. Radio Isab. Radio Isab. Diamo la buona serata e il benvenuto ai nostri microfoni anche a Davide Traini per pettinari sindaco. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Buonasera a te. Allora, dobbiamo con te andare a parlare di altre questioni o questioni che comunque abbiamo già ascoltato qui su Radio Isab. Davide Traini, su che cosa si vuole concentrare? Insomma, la città di Pescara è vasta, Pettinari si è esposto e si continua a esporre sia nelle periferie che nel centro cittadino. Traini, che cosa ha più a cuore di tutte le questioni che Pettinari porta avanti? Ma allora, lui è famoso per trattare temi di sicurezza, trattare temi di periferia, però non sono solo questi. Certo. Il bello di questa squadra è che ognuno di noi ha un ruolo, ognuno di noi si occupa di un campo differente, ognuno di noi cerca di dare il proprio contributo per cercare di risolvere problematiche, anche dei gap che magari anche il candidato può avere, perché non se nessuno è tuttologo. E io ad esempio sto cercando di dare il mio contributo dopo aver speso diversi mesi e diversi anni in Germania. Mi sono occupato di ordinaria manutenzione, quindi di territorio ed anche di verde, e insieme a dei tavoli di lavoro, quindi concertati tra più persone, da 10, 8, anche tavoli più piccoli, abbiamo cercato di fare delle proposte al candidato, e quindi non andare ad accettare quello che era il suo di programma, ma dare le nostre di proposte. Proposte venute anche dalla cittadinanza. Io faccio parte di un'associazione che sta avendo un bel riscontro nella città di Pescara, e abbiamo puntato su Pescara pulita, ordinata e sicura. Questi sono tre temi importanti, ma quello su cui io mi vorrei concentrare, quello su cui a cui tengo veramente tantissimo, è l'ordinaria manutenzione della città.
Benissimo, ordinare manutenzione, pettinare il sindaco, candidato sindaco, ospite qui su Radio ISAV, quando insomma è stato ai nostri microfoni, ha detto per ogni attività ci sarà l'obbligo di piantare un albero. E chi lo paga? Fondamentalmente non lo paga nessuno, perché ogni attività che viene svolta, anche fosse di un privato, il privato è obbligato a piantare alberi, solo che quasi nessuno lo fa. Io sono passato pochi giorni fa dietro il nuovo Conad di Viale Marconi. Sì. Una grande struttura, poi c'è tutto il problema delle torri, del campus, eccetera, eccetera. Beh, quella è una struttura di diversi metri quadri. Per quei metri quadri ci devono essere altrettanti metri quadri a verde. Non ci sono. Ho fotografato. E questa è la colpa di chi ha? La colpa è sia di chi costruisce, sia di chi firma l'accordo. Siccome questi accordi sono fatti anche dal comune, perché bisogna dare delle concessioni per poter fare, chi è che poi vigila, che poi questo vigilare non è solo per quanto riguarda i progetti privati, anche sul pubblico? Certo. Perché se oggi è stata fatta via Benedetto Croce nuova, è stata asfaltata, però poi pochi giorni dopo sono stati tolti i tombini perché non erano a livello, perché è stato fatto dopo? C'era qualcuno sul cantiere che non è durato 10 secondi, è durato diversi giorni. Perché non c'era nessuno a dire guardate, scusate, c'è un problema, prima di asfaltare, prima di farmi la toppa? Mi si vuole dire che nessuno all'interno del comune, maggioranza e opposizione, è passato per dire scusate, c'è un errore? Nessuno vigila dietro il Conad che non è stata messa la parte a verde? Ma a parte mie speculazioni, giustamente se lei si occupa di questo, l'ha fatto anche all'estero, è giusto che lo riporti anche qui a Pescara. Per quanto riguarda invece pettinari, è particolarmente vero che poi se Masci non dovesse vincere il primo turno si allea con Costantini? Allora, cos'è sto silenzio? No, questo silenzio è per dare una risposta, siccome ne stanno girando veramente tante, tra le cattiverie... Questa non è una cattiveria, è una constatazione i cittadini passando qui davanti alla radio, in aeroporto, tra tutti i dipendenti, certo, e quant'altro, è una previsione, magari un pensiero comune di tanta gente. Per quanto riguarda le possibili alleanze, io sono per il no. Perché sono per il no? Quindi sposo totalmente l'idea di pettinari. Perché se siamo arrivati ad avere la Pescara di oggi, è stata governata a centrosinistra, centrodestra, non mi si dica, qualcuno mi sta dicendo, guardate che il nuovo candidato sindaco non è quello del passato. Vabbè, i partiti sono quelli. Io vedo tanti manifesti in città, tanti candidati, che sono quelli che sono già stati al comune, al governo e all'opposizione. Cosa cambia in questa nuova tornata elettorale? Cioè, si sono risvegliati la mattina e ora sono più bravi? Il secondo D'Alfonso e il governo Alessandrini hanno governato. Noi siamo stati lì belli in attesa e abbiamo cercato di vedere se qualcosa lo tiravano fuori. Non Pettinari, mi sembra che si sia stato. Però qualcuno dice che anche Pettinari si è uscito al Movimento 5 Stelle, di cui è stato il coordinatore, il consigliere regionale e quant'altro, ma anche lui ha un trascorso politico. Certo. Cioè, è una strategia questa di Pettinari, di mettersi da solo per dire sono apartitico e quindi dovete votare me perché io non ci sono mai stato, ma fondamentalmente i 10 anni lui nel Movimento 5 Stelle li ha fatti. Le fatti di opposizione, ma dico di più. Però militava in un partito. Assolutamente sì, un partito che io ammetto non aver mai votato, quindi oggi non ho grandissima stima del Movimento 5 Stelle, pur avendo detto cose anche corrette, per carità, però il modo di applicare lascia un pochettino a desiderare. Però voglio dire una cosa, siamo sicuri che a Pettinari non siano arrivate proposte per fare il candidato sindaco del centro-sinistro, addirittura in regione? Avrebbe vinto a mani basse, avrebbe preso uno stipendio molto più basso, molto più alto, scusate. Avrebbe potuto avere di più, andare da solo, siamo sicuri che gli conveniva? Questo non lo so, lo sa lui, da quello che è il suo passato politico, personale, e quello che vuole fare poi in quel di Pescara. Sicuramente ci tiene a questa città, nessuno sta dicendo il contrario. Io riporto insomma quello che mi dicono e quello che ho sentito qui ai nostri microfoni. Però è anche vero che poi a quel punto Pettinari quale soglia, quale percentuale spera di raggiungere da solo con due liste civiche? Beh, ci sono casi in Italia nel passato che hanno visto candidati anche con una lista civica vincere.
e sono stati anche ma è il caso di Pettinari? Ma il caso di Pettinari, onestamente, perché non si può arrivare al No, è una domanda, non è una provocazione. No, ma altri candidati dicono che vincono al primo turno, sia di destra che di sinistra. Sì. Io direi che il ballottaggio è abbastanza sicuro, io non dirò mai che Pettinari vincerà al primo turno, non esiste, cioè bisogna essere anche realisti. In questo realismo posso dire, secondo quello che io sto vedendo per strada, secondo la reazione delle persone, io credo che questa certezza da parte degli altri candidati che lui sia l'outsider, forse anche un po' di paura da parte loro, vorrei dire nulla, però invece meglio puntare bassi e poi non rimanerci male. Certo, questo sempre. Davide Traini, che cosa pensa sul fatto che magari Pettinari aveva lanciato l'idea di risolvere il traffico a Pescara fuori da Pescara e poi sia stato copiato da Costantini? In questa idea parlo. Io faccio parte di un'associazione che ha dato tante idee nel corso del tempo a tutti, perché non è che noi siamo andati da Pettinari immediatamente, è una cosa anche abbastanza recente. Abbiamo dato progetti, abbiamo dato idee. E queste idee poi sono state date a tutte, ma da qualcuno sono state copiate, sono state auto-intitolate. Perché io dico, copiare è bello, tu dici, me lo dici, è bello che io lo faccia. Però se tu lo copi e te lo intesti, allora lì c'è qualche problema. Quindi appena esce bella la notizia, il progettino fatto in un certo modo, che bello, l'ho detto io, l'ho fatto io. Potrei farne gli esempi a destra, potrei fare gli esempi a sinistra. Ma si vede che la proposta di Pettinari è buona, se è stata copiata. Sicuramente. Bene. Ma Davide Traini ha più antipatia per una coalizione di centrodestra o di centrosinistra? Ma io non ho antipatie, io credo che le persone debbano essere competenti. Se uno mi dice è più competente una giunta di centrosinistra o di centrodestra, io dico che è più competente la giunta di Domenico Pettinari. Bene. Però certamente io non sarò mai un amico, né un elettore, né un estimatore della giunta Masci. Perché... Quanto era competente la giunta Masci? Zero virgola. Quali sono gli errori più gravi che ha fatto Masci in questi anni? Non saper progettare, ma soprattutto non saper fare una scaletta delle priorità. Se tu mi fai il waterfront, ecco, questa è una novità del waterfront. Corso Umberto. Già si sapeva più o meno che c'era questo progetto da fare. Beh, c'era un famoso architetto di Pescara di cui non faccio il nome, perché magari non ne ha avuto un Tommaso Di Biase, che ha parlato di quel progetto, che è una persona che io comunque stimo. Era nato da prima, però qualcuno poi se l'è intestato perché sono arrivati i soldi necessari. Se io avessi avuto tutti i soldi che l'Europa mi ha dato, che tra l'altro l'Europa mi ha dato, che io mi sono pagato per riaverli, perché poi sono soldi nostri comunque, e per poter progettare ti rifacevo mezza Pescara, non ti rifacevo solo il lungo fiume, il centro, perché sa, le tasse le pagano anche a San Donato, a Rancitelli, a Fontanelle, certo, a Pescara Colli, che è un'altra città, certo, a San Silvestro, dove ci sono state diverse problematiche, ci hanno chiamato e io ho visto cose che ora non vi sto a raccontare, però guarda, se mi seguite vi posso dire che le vedete tutte quante con tutti i reportage. Però lì è un altro comune, dico, a questo punto noi ci teniamo le nostre tasse e ritorniamo ad essere comune tranquillamente. Ho portato un collega dalla Germania su Viale Marconi e mi ha detto, guardate, io non vi so dare un perché. Questo per me non è nulla, è qualcosa di assurdo ed inconcepibile. Me lo vengono a dire dalla Germania. Che cosa farà Davide Traini appena eletto in consiglio comunale? L'ultimo minuto, chiedere al candidato sindaco di andare in autotutela per bloccare il filobus. Quella è la prima cosa fondamentale. Io vado in bicicletta, non anch'io, ho neanche la patente. Proprio non l'ho presa, non mi interessa. Che cosa non vale il filobus? Per chiudere, 30 secondi. È il problema che io ho pochi 30 secondi, che sono pochi, mentre il filobus ce ne mette troppi per fare Pescara Montesilvano e Montesilvano Pescara. Il problema sta tutto lì. Cioè, io per fare quel poco passo ci metto meno con la bici che col filobus. Che cosa c'è a fare? Prendo l'autobus normale se piove, o prendo il treno. Io metto la bici sul treno per andare a Montesilvano e per tornare. 4 minuti, finito. È inutile. Bene, grazie Davide Traini per essere stato con noi. Grazie in a voi. Bocca al lupo. Sempre viva Pettinari dalla tua parte. Assolutamente. Sì, il dubbio non si pone, no? Ecco, il dubbio non c'è. Uno dei pochi dubbi che non si pongono. Ti auguro una buona chiusura di campagna elettorale. Grazie mille, insomma, grazie mille e poi a tutti. Ci rivedremo anche dopo. Radio Isa.
Radio ISAV. Chiudiamo fortunatamente per la prima volta con un candidato consigliere per Fusilli sindaco. Voglio dare il benvenuto ai nostri microfoni a Massimo Sfamurri. Buonasera. Salve. Buonasera, buonasera. Buonasera. Voce squillante da tenore. Ha cantato in passato? Sì. No, non ha cantato, perfetto. Allora, Fusilli non abbiamo avuto ospite perché poi è stato l'ultimo a candidarsi per la par condicio, non potevamo ospitarlo singolarmente. Allora, Massimo Sfamurri, attualmente pensionato, ha lavorato nel settore della sanità. Sì, l'ASL di Pescara. L'ASL di Pescara. Qual è il programma di Fusilli? Perché Fusilli dovrebbe arrivare alla doppia cifra? Me lo confessava nel fuori onda. Certo, sono 5-6 punti. La prima cosa è una città che ha infrastrutture non a metà, come ama dire Gianluca. Nel senso, l'autostrada, l'asse attrezzato, l'aeroporto, il porto, sono tutte grandi infrastrutture che rendono la città permeabile in entrata e in uscita. Qua abbiamo una specie di maledizione, abbiamo delle grandi incompiute. Su queste incompiute c'è un ruolo di molti altri enti a partire dalla regione e dallo Stato, ma fatto salvo qualche cosa, lo dico non per propaganda politica, da parte del governo Renzi, in questa città da molti anni non si fa più un investimento strategico. Noi vogliamo recuperare questo, coniugandolo con una città smart e digitale. Questo è un po' il nostro, noi siamo una lista giovane, anche se io ho un'età diciamo matura, però abbiamo diverse ragazze che sono candidati, donne, capacità, competenze, facendo sì che se entriamo in comune numerosi potremo fare delle grandi cose. Sfamurri, che cosa intendiamo per investimenti strategici per il territorio, quello di Pescara? Ma faccio un esempio, prendiamo l'aeroporto. L'aeroporto sì, sta arretrando. Ci siamo anche noi tutte le mattine. Sta arretrando. Sì. Ma sta arretrando quando l'aeroporto deve essere, lo sappiamo, allargata la pista, allungata, anzi. Si può utilizzare l'aeroporto militare facendo un accordo col Ministero della Difesa, far sì che quella infrastruttura, che adesso per fortuna non stiamo in guerra, speriamo di non arrivarci, a un certo punto può essere usato per quanto riguarda il civile. Abbiamo questa questione dell'A24, abbiamo 100 km di autostrada dove non vi è un servizio. Queste sono cose intollerabili, già dalla giunta del Turco fu messa in evidenza questa questione, e tante altre cose. Se pensiamo che per arrivare da Milano o da Bologna o da Bergamo, io lo vedo con mio figlio, un giorno arrivo con 18 ore di ritardo, ma dico un dato di fatto, perché è un perenne praticamente cantiere, e lì la terza corsia va ripensata, va fatta a un certo punto. Eh sì, ma perché Sfamurri si è schierato con Fusilli e Fusilli con Italia Viva? Che cos'ha questo Renzi che in Abruzzo? Allora, non è Renzi, noi abbiamo un progetto politico, noi siamo di Italia Viva. Con questa lista Stati Uniti e Europa cogliamo una grande opportunità che è sentita tutto lo schieramento politico, obiettivamente, al di là della Lega, di alcuni sovranisti, alcuni populisti. Si è capito che l'Europa può salvarci, innanzitutto per i problemi di salute, ma ci può salvare da un declino che ormai marcia, diciamo, in modo, come devo dire, vittorioso. Noi non possiamo pensare solamente a ripopolare l'Europa, l'Europa deve tornare ad essere un modello, aggregandosi, facendo una politica di difesa comune, una sanità comune, l'abbiamo sperimentato con le vaccinazioni, una cultura comune, possiamo ridiventare un modello e possiamo in grado di competere con le grandi aggregazioni, con le grandi aree, pensiamo all'India, alla Cina, al BRIC, l'Africa, ci sarà non solo la Nigeria che tra qualche anno diventerà più popolata dell'Europa. Allora, rispetto a questo possiamo pensare, siamo l'impero romano in declino se non facciamo questo. Allora noi pensiamo che Stati Uniti d'Europa possa significare un progetto per i giovani, per il futuro. E dentro questo progetto abbiamo colto questa grande opportunità. Grazie a noi a Pescara, per la prima volta facciamo questo esperimento, non più il terzo polo, ma una cosa più grande in cui Italia Viva, i radicali, anche se non si presentano localmente, più Europa, l'Italia c'è, i socialisti scommettono su una lista con un candidato sindaco che riteniamo che abbia le sue grandi capacità, ha fatto il parlamentare,
ha un'attività in proprio, quindi diciamo compete sul mercato ogni giorno, fa l'assicuratore, ha questa attività di ristorante senza nessuna pubblicità, ma per dire è una persona che vive il commercio o vive la città dei servizi, quindi una persona competente che sa dove mettere mano e come dargli diciamo il sindaco deve essere uno che gli si dà una chiave ed è in grado non di chiedere che la frizione automatica eccetera, metti in moto, parte e comincia a macinare bene. Quindi primo esperimento a Pescara degli Stati Uniti, quindi con tanti partiti e Fusilli sindaco. Perché Fusilli va da solo per questo esperimento, per questi partiti che si sono messi insieme, o perché non si è trovato un accordo con gli altri? Allora, non tanti partiti, il progetto è comune, abbiamo una visione d'assieme. Allora, non si è trovato, diciamo, noi abbiamo provato a interloquire, abbiamo fatto le riunioni, prima c'erano gli amici dei 5 Stelle del PD che sono stati assenti, hanno subito uno ostracismo di alcuni soggetti, in particolare dei 5 Stelle, dei Grillini, rispetto alla nostra forza politica. Ma qua c'è un assurdo, che Costantini si è dovuto dichiarare prima civico per fare il candidato sindaco, e una volta che l'ha fatto il partito che lo rappresentava e che lui rappresentava non ha potuto presentare una lista al comune. Allora noi siamo contro i veti, siamo per i voti, per il consenso su un programma. Noi abbiamo chiesto le primarie, queste primarie non si sono volute fare e oggi ci presentiamo non equidistanti con il nostro programma e pensiamo di fare due cifre. Ma sai perché lo pensiamo? Perché la destra ha mal governato questa città, ha cercato di fare delle cose, Masci ha messo qualcosa di suo, però ha trovato una coalizione senza un progetto. Quella coalizione che pensa ogni 5 anni che vanno asfaltate le strade, fatti marciapiedi, pensa, diciamo, piantate un po' di alberi e magari utilizzate il PNR. Noi non pensiamo questo. Noi pensiamo che curare le strade, diciamo, curare il verde, illuminare la città, far funzionare i trasporti pubblici, avere una visione della città che comprende la Riviera come un grande serbatoio verde. Quel passaggio veloce che non è, come ha detto il grillino di prima, ci si mette molto tempo da Monsilvano a Pescara. Questo è un falso storico. Chiunque lo sa, il verde Damiani e il comunista Viserta a suo tempo hanno fatto finanziare questo filobus che aveva una visione strategica da Silva a Francavilla e a Ortona, da questa parte verso la Val Pescara, verso la città di Chieti. Quindi non è il pezzo Monte Silvano Pescara. Fatto questo, noi dobbiamo pensare quindi a ridisegnare tutto. Non si può pensare a via Marconi, 4 corsie, 3, bisogna avere una visione d'insieme. Su questo noi abbiamo le idee chiare, abbiamo le competenze anche dentro, direttamente dentro la lista. Noi quindi su 3-4 punti, la mobilità, la vivibilità della città e soprattutto la sanità. Qua siamo in una radio che nasce da un'esperienza, poi se vogliamo ne approfondiamo. No, subito. Allora subito io ritengo questo. Diciamo, questo fatto che il comune non si occupa della sanità è una cosa grave, lo dico per i cittadini che ci ascoltano. Però Masci dice che le campagne vaccinali le ha organizzate tutte lui e non ha avuto l'appoggio da parte dell'assessorato della sanità all'epoca del Covid. Ma le ha organizzate anche in ritardo, tra l'altro praticamente con una grande confusione, io l'ho vissuto in quella fase. Addirittura far riconoscere alla ASL e anche al comune, perché il comune è stato informato. Da me personalmente ho incontrato Masci, gli ho detto c'è una posizione alla ASL grave. A Pescara non hanno capito che vaccinare praticamente chi assiste gli anziani o le persone con la SLA eccetera è essenziale. Certo. È un po' come sull'aereo che prima di mettere la mascherina al bambino si mette all'adulto, perché se l'adulto sviene dopo non è in grado di assistere il bambino. Stessa cosa qui, e questo non è stato capito. Adesso torniamo alle cose serie, perché la vaccinazione poi cosa, per fortuna che c'è stato Draghi, c'è stata questa Europa che è intervenuta, ecco perché Stati Uniti d'Europa anche sì, qua sì. No? Capito bene il pensiero. Torniamo, diciamo, alle questioni della sanità. Noi pensiamo che il sindaco è la prima autorità sanitaria, lo dice l'833. Se si toglie la libertà personale a una persona col trattamento sanitario obbligatorio, lei pensa che ci vuole la firma del sindaco? Il sindaco praticamente è la prima autorità sanitaria per l'833. Non solo, presiede la conferenza dei sindaci. Non se ne sono accorti molto da parte dei 4 sindaci capoluogo, bisogna dirlo, non se ne sono accorti molto. Forse a Terme un po' di più con D'Alberto. Torniamo a noi. A un certo punto che succede?
che il sindaco, abbiamo un minuto e mezzo, sì, il sindaco deve chiedere un tavolo di concertazione con la ASL, perché siccome approva l'atto aziendale, se non viene approvato l'atto aziendale dai sindaci, quell'atto aziendale non ha un seguito, si mette in discussione l'amministratore. Noi il giorno dopo che entreremo in comune su questo ci mettiamo a lavorare, non per fare propaganda, diremo sul pronto soccorso abbiamo 5 idee, la pensa diversamente l'amministratore della ASL, ce lo dica, e non facciamo sì che facciamo uno sciopero, il sindacato fa uno sciopero, assumere 5 medici, dopodiché 5 medici, sa che significa? Io che sono un ex ospedaliere, un medico a turno, quando là ci stanno 10 urgenze, ci stanno poi normalmente ci stanno molti codici verde e bianco, quindi c'è un problema di non congruità delle persone che vanno a pronto soccorso, che devono essere trattate diversamente all'atere. E poi c'è un problema che i pazienti non devono rimanere lì per giorni. Questo va affrontato, noi abbiamo delle idee come farlo queste cose. Tipo le soluzioni veloci però, eh? Veloci. A un certo punto abbiamo idea di secondo livello. Ma questo non ne parliamo, questa è una gravità assoluta, fatto bene a ricordarlo, perché io pensavo di parlare di sto pronto soccorso, della sanità territoriale, di centri sociali per anziani e altre cose. Certo. La DEA, il DEA di secondo livello, l'ospedale secondo livello, merita vendetta. Noi siamo l'unica regione in Italia che non ha il DEA di secondo livello. Che significa? Che in un ospedale, nel momento in cui arriva un politraumatizzato o una donna incinta che ha un problema cardiaco e neurochirurgico, può succedere, non lo possiamo spezzettare nell'ospedale secondo livello, anche per le tecnologie che ci si mettono, le assunzioni, possiamo avere più finanziamenti. L'Abruzzo sta perdendo finanziamenti per questo, perché se lo perde Pescara lo perde il secondo livello. Il secondo livello, per chi non lo sa, deve stare in un ospedale che fa minimo 70.000 accessi l'anno, il pronto soccorso di Pescara ne fa oltre i 100.000, sì, è sì, tra i primi 5 ospedali in Italia come accesso al pronto soccorso. Bene, bene, abbiamo detto tante cose in pochi minuti, signor Massimo Sfamurri, in bocca al lupo, mi raccomando. Grazie. E poi ci rivedremo dopo le elezioni. Grazie. Radio ISAF presenta Tribuna Elettorale.